Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion. Oggi è venerdì. Dall'ambiente Napoli, niente di nuovo, niente, nessuna notizia da argomentare, da commentare. Quindi oggi ci facciamo un bel video tranquillo, soft, sui sorteggi di Europa e Conference League, anche perché indirettamente ci interessano anche a noi del Napoli. Ecco, quindi ne andiamo a parlare brevemente in questo video. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando, perché è totalmente gratis. Lasciate like ai video, condivideteli e commentate, ragazzi, perché tutte queste cose aiutano l'algoritmo di YouTube a spingere il video e quindi potenzialmente arriviamo a nuove persone e si può quindi crescere ancora di più. Fatelo perché mi aiutate tantissimo ed è totalmente gratis, dovete spendere giusto 2-3 minuti del vostro tempo. E poi attivate la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi contenuti. Detto questo, ragazzi, partiamo subito e cominciamo da l'Europa League. Diciamo che l'Europa League, ragazzi, è andata decisamente male, perché a mio avviso il peggior sorteggio che poteva capitare per le italiane, perché è uscito un derby Milan-Roma e l'Atalanta ha beccato il Liverpool. Diciamo che dal punto di vista del ranking questo sorteggio da un certo punto di vista è ottimo, perché Milan-Roma vuol dire un'italiana in semifinale, e un'italiana in semifinale permette all'Italia di prendere dei punti importanti in vista del ranking. Quindi Milan-Roma, diciamo che mette quasi sicuramente il sigillo sul quinto posto valido per la Champions. Quindi dal punto di vista del ranking il quinto posto al 99,99999% l'Italia se lo prende. Ecco, questa è, diciamo, la notizia più importante che interessa anche a noi del Napoli. Allora, Milan-Roma, ragazzi, è una partita apertissima, non vedo una favorita, 50-50. La Roma non è la Roma di Mourinho, quindi sotto questo aspetto il Milan deve stare attento, perché la Roma, da quando è arrivato De Rossi, ha totalmente cambiato marcia ed è adesso una squadra molto molto pericolosa. Però, ripeto, qua può passare chiunque, non vedo una favorita netta, quindi dico 50-50. Da tifoso del Napoli mi auguro che passi la Roma, perché la Roma è una concorrente per il quinto posto e quindi dobbiamo sperare, secondo me, che vada il più avanti possibile in Europa, perché comunque l'Europa League, diciamo che ha un certo peso sul campionato. E quindi se la Roma va avanti c'è la possibilità che durante il percorso possa lasciare dei punti qua e là in campionato. Ecco, quindi io spero che passi la Roma, però 50-50, possono passare tranquillamente tutte e due. Liverpool-Atalanta, ragazzi, mi dispiace, ma cioè, l'Atalanta ha preso il sorteggio peggiore che poteva capitare e io la vedo già fuori. Becchi la squadra più forte della la favorita numero uno per la vittoria finale. Un Liverpool che oggi è inaffrontabile, che ha una squadra comunque che sta sfornando anche dei giovani importanti. Però sicuramente sarà una partita bella, sarà una partita avvincente, sarà spettacolare, perché comunque sono due squadre che danno spettacolo. Però io vedo Liverpool in semifinale, ecco, diciamo che hanno avuto proprio la sfortuna più incredibile. E per quanto riguarda poi le semifinali, ragazzi, diciamo che la vincente di Milan-Roma beccherà la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham, quindi diciamo che sarà una semifinale anche lì equilibrata. Ecco, chiunque passerà tra Milan-Roma di certo avrà poi una semifinale tosta. Però diciamo che la strada verso la finale è fattibile. Io qui, secondo me, sarà una finale comunque dove affronterà il Liverpool. Cioè io il Liverpool lo vedo già in finale. Poi anche qui spero ovviamente che passi l'Atalanta, perché anche lei competitor del Napoli per il quinto posto. Quindi più vanno avanti in Europa e meglio è, perché potrebbero potenzialmente perdere punti per stare in campionato. Però la vedo molto difficile per l'Atalanta. Passiamo adesso alla Conference, e qui diciamo che c'è poco da dire, ragazzi. La Fiorentina penso che ha avuto il sorteggio migliore che poteva capitare, e tra l'altro ha avuto un sorteggio ottimo anche in ottica semifinale, perché innanzitutto ai quarti becca il Viktoria Plzeň, che tra tutte le squadre penso che sia quella
più abbordabile. Il Pölzen ha fatto agli ottavi 2 volte 0-0 andata e ritorno contro il Servette, quindi diciamo che il livello è quel che è passato ai rigori. La Fiorentina la vedo abbondantemente in semifinale. Se devo dare una percentuale, ecco, ho detto Milan-Roma 50-50, ad Atalanta-Liverpool dico 20% Atalanta, 80% Liverpool. A Fiorentina Pölzen darei 90%, ma anche 95% per la Fiorentina. E in semifinale può beccare la vincente di Club Brugge PAOK. Diciamo, ragazzi, che comunque la Fiorentina, intanto il sole dietro mi come sempre rompe le palle, la Fiorentina ha serie chance di arrivare ancora in finale quest'anno, dove credo che al 99% ci sarà l'Aston Villa. L'Aston Villa ha beccato il Lille, quindi diciamo che ha preso l'avversario piuttosto che poteva prendere. Sarà una bella partita anche quella. Diciamo che l'Aston Villa in conference sta beccando partite tutte toste, perché ha preso l'Ajax agli ottavi, ai quarti ha beccato il Lille e in semifinale può beccare la vincente di Olympiacos Fenerbahce. Quindi il percorso dell'Aston Villa in conference comunque non sarà facile, ma io credo che non avrà molti problemi a passare, diciamo, ad andare in finale. Ecco, io se devo dire la mia, secondo me la finale sarà Fiorentina-Aston Villa. Penso che sia una finale più tosta dell'anno scorso, perché comunque l'Aston Villa è più forte secondo me del West Ham. Diciamo che il percorso europeo della Fiorentina quest'anno può regalare un'altra finale. E approfitto, ragazzi, di questa cosa per dire una mia su un argomento. Non mi ricordo se l'ho già detto, però nel dubbio lo ripeto. Voglio parlare un attimo di italiano. Perché? Perché in questi giorni si sta parlando di nuovo, perché ogni tanto torna questa cosa, si sta parlando di nuovo di italiano, che quasi sicuramente sarà il prossimo allenatore del Napoli. E sto vedendo comunque in generale, diciamo che l'ambiente non ha reagito benissimo a questa cosa. Sarò impopolare, non lo so, mi prenderò gli insulti, va bene, ma secondo me italiano è un allenatore di tutto rispetto, è un allenatore che comunque con quel che ha a disposizione per me sta facendo cose importanti. Cioè, secondo me quando si parla di italiano si ignora un dettaglio non da poco, non di piccolo conto, perché comunque lui allena la Fiorentina e la Fiorentina dal punto di vista del materiale tecnico non è che abbia sta grande qualità e sto grande talento, eh. Cioè, io vi voglio ricordare la tre quarti della Fiorentina: Sottil, Beltran, Belotti, Nzola, Gonzalez, Iconé. Cioè, tolto Gonzalez, non stiamo parlando di una squadra stratosferica, con tutto il rispetto per la Fiorentina. Secondo me, se tu hai italiano, dai Kvara, Gonge, la nuova punta che verrà al posto di Osimhen, Raspadori, Simeone, cioè la tre quarti del Napoli messa in confronto con quella della Fiorentina è di due livelli superiori almeno, ma in generale la rosa della Fiorentina è inferiore a quella del Napoli. Cioè, tanti si lamentano della fase difensiva di italiano, ma vi voglio ricordare chi sono i difensori di italiano: Ranieri, Milenkovic, Martinez quarta, c'ha Faraoni, Biraghi, c'ha Kayode, cioè è una rosa, qualitativamente parlando, modesta. Cioè, per me la Fiorentina, tra le top 8 in Italia, è l'ottava, è l'ultima per qualità. Però col lavoro di italiano sta comunque facendo un ottimo lavoro. E voglio comunque ricordarvi che italiano in 2 anni di Fiorentina ha fatto 2 finali. Una finale di Coppa Italia e una finale con West Ham in Conference. E in entrambe le finali ci sono state delle cappellate dei giocatori. Secondo me c'è una narrazione un po' troppo eccessiva e esagerata su italiano, e non so da cosa è nata questa cosa. Per me italiano, cioè, non mi strappo i capelli dalla gioia se arriva, che sia chiaro, non è la mia primissima scelta, ma se viene, secondo me può fare cose importanti. Cioè, Napoli secondo me può essere la piazza giusta per lui per fare il salto definitivo e diventare un allenatore importante. Secondo me si sottovaluta parecchio il fatto che lui comunque ha a disposizione un materiale che non è di altissimo livello. E poi, ragazzi, ricordatevi cosa ha fatto con lo Spezia: era da tutti data come retrocessione certa, e invece lui ha fatto un grande campionato. È comunque un allenatore che riesce comunque a tirar fuori dal materiale che ha quel qualcosa in più.
Questo è quello che penso io. Quindi io, se arriva italiano, mi va bene. Sono curioso di vederlo. E poi, tra l'altro, è un allenatore che ha filosofia di gioco, idee e metodologie che secondo me si sposano bene comunque con la storia recente del Napoli e con le caratteristiche che abbiamo in rosa. Quindi niente, ragazzi, ricapitolando, per quanto riguarda le italiane, la Fiorentina la vedo in semifinale, Milan e Roma, ripeto, io spero che vada avanti la Roma per una questione di competitor per il quinto posto e anche l'Atalanta, ma lì la vedo molto dura. Quindi ragazzi, speriamo che vadano avanti il più possibile queste squadre perché poi avere una Fiorentina, un'Atalanta e una Roma che continuano il percorso europeo vuol dire chance di perdere punti in campionato. Ovviamente, però, lo dico ma è scontato, il Napoli deve fare il suo dovere e fare il suo dovere vuol dire vincere il più possibile, anche se poi magari... Cioè, tu guardi il passato e dici il Napoli arrivato al 15 marzo non è stato capace di fare tre vittorie consecutive. Già domenica giochi contro l'Inter, che tutto sarà fuorché depressa o delusa, anzi sarà incazzata per essere uscita dalla Champions League, quindi domenica ci aspetta una partita bella difficile. Già da domenica devi fare un filotto di vittorie importante. Speriamo bene, ragazzi, anche se è molto molto difficile. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Secondo voi quali sono le squadre che passeranno, diciamo che andranno avanti in Europa? Chi sarà la squadra che passerà tra Milan e Roma, tra Atalanta Liverpool e Fiorentina Plzen? Detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, condividete il video e poi iscrivetevi al canale che è totalmente gratis. Dovete spendere giusto 2 minuti esagerando per fare tutto quello che vi ho detto e poi attivate anche la campanella che vi terrà sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Detto questo, ragazzi, domani è vigilia di Inter Napoli, però non ci sarà la conferenza stampa. Nel report di oggi abbiamo saputo che Osimhen ha avuto un piccolo infortunio muscolare, però non credo che sia niente di grave. Comunque aspettiamo domani per la conferma. E niente, noi ci vediamo domani. E forza Napoli sempre. E speriamo che Roma, Atalanta e Fiorentina continuino il loro percorso in Europa.